Per prima cosa pulisco il carciofo, tagliando per comodità il gambo. Inizio tagliando su tutto il gambo l'estremità, quindi la parte fibrosa. È semplice da riconoscere in quanto, oltre ad essere più fibrosa, ha anche un colore più accentuato, quindi un verde un po' più scuro. Tolta tutta la parte fibrosa del gambo, inizio a togliere le foglie più esterne del carciofo. Taglio anche la parte della punta, in questo modo. E poi inizio ad allargare con le mani tutta la parte del fiore. Nel caso ci fosse un po' di barbetta, andate sempre a rimuoverla. Una volta terminata la pulizia del mio carciofo, lo vado a tagliare a metà e poi a spicchi sottili, mentre la parte del gambo la vado a tagliare a pezzettini piccoli. A questo punto inizio a riscaldare una padella antiaderente con un bel giro abbondante d'olio. Aggiungo due spicchietti d'aglio da far rosolare e quando è ben calda unisco anche i miei pezzi di carciofo. Aggiungo anche mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale e lascio sul fuoco ricoprendo con il coperchio per almeno 10-15 minuti, o comunque fino a quando si sarà ammorbidito. Nel frattempo faccio bollire anche l'acqua per la pasta. Il nostro carciofo è pronto, è il momento di frullarlo, quindi mi munisco di un mixer e aggiungo 3 quarti di tutti i pezzi di carciofo, lasciando un paio di pezzetti interi. Aggiungo anche un goccino d'olio e frullo con un frullatore ad immersione, fin quando non si sarà formata una bella crema densa. Aggiungo i miei tagliarin e lascio cuocere per 3 minuti. Nel frattempo aggiungo la crema di carciofi in padella e la faccio diventare ancora più cremosa. Qui mi sono accorta che era leggermente dolce, quindi ho aggiunto un pizzichino di sale. Do una bella mescolata e quando i tagliarin sono pronti, li unisco alla crema di carciofi. E voilà, tagliarini in crema di carciofi pronti. Se vi piacciono le mie ricette, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like.